Presentiamo una delle 13 ciclovie che compongono quelle che sono le ciclovie delle Marche, insieme alla Grande Ciclovia Adriatica, un progetto di mobilità sostenibile che riguarda l'intera regione. Una rete che unisce tutto il territorio con le finalità più diverse: ciclovie per gli spostamenti di tutto il giorno, per il rispetto dell'ambiente, per anche grandi obiettivi che riguardano il clima a livello internazionale. Ed in ultimo, ma non ultimo come importanza, strutture per il turismo. Abbiamo visto come il cluster turistico che si muove, che cerca luoghi da visitare attraverso la bicicletta, sia cresciuto tantissimo e trova nelle Marche una destinazione naturale per la bellezza dei paesaggi, dei luoghi, per tutto quello che sappiamo offrire come qualità turistica. È un grande progetto che riguarda tutta la regione e coinvolge tutti i territori, comuni coinvolti nel compartecipare al percorso, alle scelte, alla progettazione, all'esproprio, a seconda di quelle che sono le necessità, in un progetto dove la regione fa da capofila e si affianca della collaborazione dei territori. Pochi oggetti, devo dire, come le ciclovie, stanno raccogliendo un'adesione spontanea da parte di tutto il territorio regionale. Attorno alla bicicletta stiamo costruendo un'identità della regione che, alla sua realizzazione con 500 km di piste ciclabili, diventerà un punto di riferimento di carattere nazionale. Nibali Testimoni è un bel investimento. Sì, abbiamo fatto anche la campagna di comunicazione del 2020, tutta legata alla bicicletta, un testimonial di eccezione come Vincenzo Nibali. Siamo già stati sulle TV nazionali i primi giorni dell'anno con i primi spot, saremo presenti a Sanremo nelle manifestazioni più significative. Raccontiamo le Marche in un modo attraverso Vincenzo Nibali, che è lo sguardo del ciclista che si muove, lui magari con una certa velocità, diciamo, ma gli altri in una mobilità dolce, che rispetta l'ambiente, che si gode il paesaggio, e un po' raccontare la regione attraverso lo sguardo del ciclista.